fotografi della vita tutti quanti dentro me. Il ruggito dello Zaccaria che squassa già le vene. Il dolore ormai è storia, frate, non ci penso più. Dall'anima con rabbia, Dio per sempre, Dio sport. È il tempo del riscatto per la mia terra, per i miei fratelli. Sempre col sorriso nonostante campi maledetti. Agli agguati nelle piazze che qualcuno già dimentica. La gente come noi non molla mai, quindi evita. La gente trema perché siamo dappertutto. Dall'America all'Olanda, da Bari alla Liguria. Dalla Toscana al Veneto, da Roma alla Germania. Mitico c'ha nel po' ci fa sentire tutti quanti a casa. Perché siamo tornati e non ci fermeremo. Il sangue rosso nero e vi travolgeremo. Bandiera al vento non abbiamo tolte, sai. Foggia siamo noi, non dimenticarlo mai. Buonasera a tutti, buonasera, 22.36, qualche minuto di ritardo, ci perdonerete, ma veramente non riuscivamo a partire neanche stasera, abbiamo avuto una serie di problemi. Io pregherei Roberto di collegarsi sull'altra linea, quella con la quale l'abbiamo chiamato. E queste... 27 agosto ore 22.36, questa è la puntata numero 133 della Partita dei Mitici. Partiamo con la quinta stagione, partiamo con una stagione che sarà importante, che in realtà credo non sia mai finita, perché noi non abbiamo mai smesso con tutto quello che è successo quest'estate. E quindi non abbiamo mai smesso di seguire il Foggia. Io saluto tutti, chiedo a tutti di far girare, far veicolare la nostra trasmissione sui social, fatela girare, invitate gli amici, sapete come siamo messi. Non la faccio lunga. Ci sono già degli amici qui con me che io vorrei, sperando che i mezzi tecnici ci aiutino, io vorrei farvi vedere, con me ci sono già, eccoli qui, li vedete. Abbiamo già Pierluigi in alto, lo vedete Pierluigi che parlerà ciao, per ciao, primo viaggio. Perché ha degli impegni, deve andare via. Poi abbiamo il nostro amico Michele da Garbagnate Milanese, ciao Michele. Ciao, abbiamo Nicola da Polignano a Mare. E beh, Nicola, noi abbiamo concluso la stagione precedente con Nicola, ricominciamo con lui. C'è incombe su di noi, non lo vedete, ma c'è la voce di Gabriele. Ci sei, Gabriele? Sì, ciao a tutti. Lui parla piano perché a quest'ora è così, però vi spiego anche il motivo per cui noi partiamo a quest'ora. Proviamo a vedere quest'anno di vederci, almeno queste sono le nostre intenzioni, in un orario fisso, in un giorno fisso, cioè ci vediamo tutte le domeniche alle 22.30, con delle eccezioni. L'eccezione, abbiamo cominciato con un'eccezione, perché? Perché effettivamente noi abbiamo un attimo che proviamo a chiamare Roberto, qua si fa tutto in diretta, quindi comprenderete quello che dobbiamo fare. Allora, stiamo chiamando anche Roberto, speriamo che si aggiunga, rispondi all'altra. Ci sei, Roberto? Buonasera, non si sa cosa succede, Roberto. Ciao Roberto, da Figli Nell'Aldaba. Allora, fatemi Roberto della nuova. Ma sei in casa mia? Sono in casa tua. Ciao Roberto. Ciao. Allora, buonasera a tutti. Buonasera, ci vediamo alle 22.30 di tutte le domeniche. L'appuntamento è quello. Ci vediamo fino alle 24. E così possiamo chiacchierare tranquillamente, lontani da impegni, trasmissioni varie e altre cose. Siamo tranquilli fra di noi, tranne quando il Foggia decide di giocare la sera della domenica e tranne quando il Foggia giochi di lunedì. In questo caso noi ci vedremo sempre alle 22.30 il giorno seguente. Allora, io mi taccio, decido di tacere, anche perché ci sono gli amici qui, anzi inquadriamo
A proposito, c'è anche il collegamento Facebook, eccoci, guardateli con i potenti mezzi, con i potenti mezzi, salutiamo, saluti da Roma, vabbè, un attimo che ci mettiamo tutti quanti qua. Allora, abbiamo Francesco, poi magari qualcuno era intervenuto già prima, io mi sono collegato solo ora, Francesco Solo Foggia, Piero saluti da Roma, da Rimini ci chiama, ah, Giampaolo da Rimini. Ma che mi sa conosco. Francesco, saluti da Crotone. Ci saluta Francesco da Crotone. E bentornati Alessandro, bentrovati a voi. E poi tutti quanti gli altri amici, i foggiani in Friuli non potevano mancare. Lele Martel ci spiegherà poi se lo pronunciamo bene. Va bene, allora, siete tutti quanti qua. Noi siamo questi qui sopra, io sto qua giù. E possiamo parlare fra di noi. C'è sempre un telefono a disposizione, 0881 188 1100. Sta scritto anche qua sotto, qua di là, no, qua di là, qua giù, ma qua, ecco qua, va bene. Chi vuole cominciare a parlare? Allora, Giorgio, se è possibile, abbiamo Pierluigi. Scusate, mi sentite? Ti sentiamo perfettamente, sì, sì. Noi i nostri potenti mezzi. Io in cuffia non vi sento, non capisco il motivo. Ragazzi, voi mi sentite su Facebook, mi sentite, sì, tutti, sì. È vero? Sì, mi date un segnale, amici che state su Facebook, scrivete che ci sentite e ci vedete bene. E magari qualcuno, visto che questa è una cooperativa, non è una trasmissione, andasse anche su www.miticochannel.com, sulla home, schiacciate il bottone e ditemi se lì va tutto bene, perché poi questa è una cosa che mandiamo avanti fra di noi. Allora... Oh, Pierluigi, ecco, benissimo. Ora vi sento anche in cuffia. Mi fa piacere. Pierluigi, salutiamo. Vai. Comincio allora. Io? Pierluigi deve parlare, certo. Andiamo, mettiamoci solo lui così. Vai Pierluigi, vai. Allora, nel frattempo una piccola comunicazione per chi eventualmente sta vedendo il posticipo di B e ha accorciato le distanze del Benevento, quindi 2-3 a 10 minuti dalla fine. Quindi è ancora viva il big match del lunedì sera. Allora, perché Lecce si era portato sul 3-1 adesso, quindi sta rimontando il Benevento, quindi sarà un finale infuocato. Aspettate che ci abbiamo una telefonata in arrivo. Signori, la prima telefonata della stagione, non poteva che essere lui, l'uomo... aspetta Pierluigi, mo ve lo presento, l'uomo che chiaramente ci ha visto lungo già da prima di tutti... il nostro amico Michele Stroppavattene, sei tu, vero? Buonasera a tutti. Buonasera. Senti, noi abbiamo il capo cosparso di cenere, qualcuno ti dovrebbe dare ragione? Non solo lui, penso che tutti quanti dovrebbero darmi ragione, tutti. Tutti. Sì. Perché no? Perché no? Hai letto bene il commento. Come sto godendo. Quest'anno come ripartite il caffè? Non lo so, il caffè poi vedremo, troveremo un sistema per ripartirlo. Allora Michele, facciamo una bella cosa. Pago sempre io il caffè, visto che vincerà sempre il Foggia. Questa è una bella cosa. Senti Michele, rimani in linea perché c'è Pierluigi che ci deve fare il commento tecnico, perché è giusto che ci faccia il commento tecnico Pierluigi, che è sempre stato molto 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 accorto in questo. Lo ascoltiamo, facciamo fare il commento tecnico a Pierluigi e poi ripartiamo noi. Vai Pierluigi, raccontaci il Foggia di ieri. Rigore per il Benevento, intanto nel frattempo, vabbè, comunque niente, una partita piacevolmente sorprendente perché comunque diciamo era un po'. Mi sentite? Certo, sì, certo. Sì, sì. Sergio, perché continui a chiamarmi? A chi? A me. No, io non sto chiamando nessuno, vi state autochiamando. Addirittura, certo, non lo so. Salutazione. Calma ragazzi. Ancora c'è qualcuno che sta chiamando. Magari ecco, facciamo che magari mi chiamate su Sky da qualche altra parte. Non chiamate qui perché non vi posso aggiungere. Vediamo, forse avevo dimenticato qualcuno. Però intanto, Pierluigi, vai avanti, sennò qua non ti facciamo parlare.
Diciamo che è stata una puntata un po', diciamo, con alcuni, diciamo, fuori programma. Comunque partiamo ugualmente. Niente, dicevo, un Foggia sicuramente bello da vedere, l'attrezzo spumeggiante per quello che si è visto nel corso della partita, per un'ora e 10 minuti di gara. Poi diciamo c'è stato questo piccolo rilassamento sul 4-0 che, diciamo, è giustificabile da un lato, però dall'altro dall'altra parte serve un po' più di attenzione, perché comunque nelle partite che conteranno, che a breve verranno, questi cali di questo calo di concentrazione, di attenzione, diciamo, alle volte ti viene punito, ecco. Quindi diciamo che un po' per il clima, un po' per la situazione che si è venuta a creare, diciamo, in questo caso può essere giustificabile. In questo caso abbiamo avuto un Foggia perfetto, come ho detto prima, che è stato piacevolmente sorprendente, perché quasi tutti, dopo la partita con il Catania, abbiamo pensato forse ci sono delle difficoltà, forse questo, forse quell'altro. Invece è stata una squadra che è partita subito all'attacco con un cambio di modulo, anche se in fase di possesso era un 4-3-3, mentre in fase di non possesso era quasi un 5-3-2, perché Kragl in alcuni casi si abbassava. È stato piacevole, soprattutto una sorpresa che voglio citare, anche se comunque ieri non ha avuto forse il merito che aveva, che è Gabriele Cori, un ragazzo che si è inserito con grande umiltà, con grande tenacia e grande umiltà nella squadra, che ha dimostrato subito di avere una certa garra, una certa personalità. Soprattutto è stato anche piacevole quando in un'azione che c'è stata nel secondo tempo ha favorito l'inserimento di Cicciarelli, quindi l'inserimento della mezzala in area di rigore, per un'azione che per un pizzico di sfortuna purtroppo non è andata a buon fine, e lì avrebbe meritato sicuramente un miglior sorte, miglior fortuna, ecco, sotto questo punto di vista. Soprattutto Cori veniva assieme a Chiaretti, faceva spallate, veniva a prendersi i palloni, quindi diciamo che lo spirito di sacrificio e la squadra raccolta in 30 metri, diciamo che in questi casi si sta iniziando già a vedere qualcosa di positivo, che comunque lascia ben sperare per il futuro. Per quanto riguarda i calci piazzati, Grassalone sta lavorando molto bene, perché comunque dei 4 gol sono arrivati da calci piazzati, quindi questa è un'arma che soprattutto nelle situazioni di difficoltà, e anche ad esempio al 90esimo quando si è sotto, va sfruttata in qualsiasi maniera. Quindi possiamo sfruttare il sinistro di Kragl per poter avere il jolly da poterci giocare all'ultimo minuto, oppure nel corso di una partita, ecco. Si diceva che la miglior difesa è l'attacco. In questo caso il miglior attacco è la difesa, visto che comunque i difensori sono stati protagonisti. Soprattutto è stato anche bello il gol di Lojacono, ma soprattutto la percussione di Carraro sul quarto gol, che è stata veramente una gioia per gli occhi, e anche il tiraggio di Cicciarelli, che la Stadone si conosceva già, però comunque è stata anche una piacevole sorpresa, perché ha un potenziale davvero molto interessante, quindi può essere un potenziale titolare, e quindi potrà giocarsi la concorrenza con tutti gli altri componenti della rosa. Quindi penso che per Grassalone ci sarà l'imbarazzo della scelta. Un mister che si è inserito con grande tenacia, con grande umiltà nella dimensione Foggia, pur sapendo delle difficoltà che avrebbe trovato, però diciamo che ha avuto le spalle larghe e non si è fatto spaventare sotto questo punto di vista. Quindi lode, onore e merito a Grassalone per quanto fatto. Quindi se questo è il Foggia che affronterà il campionato, beh, io sono non fiducioso, strafiducioso, anche perché comunque personalmente ho ritrovato un po' di entusiasmo, e quindi quest'anno penso che ci sarà parecchio da divertirsi, e quindi alle altre squadre ci hanno gatte da pelare, come si suol dire in questi casi. Quindi sono fiducioso per le prossime Perfetto. Gare. Perfetto! Avevi sottoscritto nelle prime 3 gare 5 punti, però penso che questa squadra possa farne molto più di 5 punti. 5 punti con una vittoria e 2 pareggi, però penso si possa fare ancora meglio di 5 punti. Benissimo, allora abbiamo avuto... Grazie Pierluigi, ve ne sarete accorti. Abbiamo intanto anche Francesco, se magari chiudi o fai meno rumore, se no ci interrompi. Però Francesco, ci sei anche tu, anche se non ti vediamo. Francesco? Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, benissimo. Regola meglio quel volume, perché sennò ci interrompi in continuazione. Io saluto Pierluigi, perché Pierluigi, lo vedete, è anche
un vecchio amico ormai, mi permetto di dirlo, di Mitico Channel, no, è un amico di Mitico Channel, ed è sicuramente una persona molto competente. Io lo trovo molto competente, mi fa sempre piacere quando può intervenire. So che devi andare via, Pierluigi, perciò ti ho fatto parlare. Ci sei, vedo solamente i capelli, ma sono più che sufficienti. No, perché ho l'occhio sul computer per vedere, sto finendo di vedere Benevento Lecce. Come quanto stanno a Benevento Lecce? Pareggio 3-3 sul calcio di rigore all'ultimo 3-3, ottimo. Ogni pareggio da 3-0 a 3-3. Ogni pareggio sono due punti guadagnati per noi. Bene, allora Pierluigi, ti dobbiamo salutare, quindi a questo punto? Purtroppo sì, sono rimasto volentieri con voi, però purtroppo alcuni impegni mi impediscono di farlo. Comunque, ciao Pierluigi, alla prossima. Ciao. Allora intanto è andato via Pierluigi, io al telefono c'ho ancora Michele. Allora, e intanto volevo dire, probabilmente sta tentando di connettersi con noi dalla Norvegia il mio amico Benito, che ho avuto il piacere di salutare quest'estate, di conoscere personalmente. Ti dobbiamo chiamare noi, Benito, non tentare di collegarti, perché già così è difficile. Se provi a collegarti non ce la fai, devi risponderci lì dove ti ho chiamato adesso. Allora, Michele al telefono, Michele Stroppavattene, ormai questo nome te lo devi cambiare, perché non ti possiamo continuare a chiamare Michele Stroppavattene, cioè ormai se l'hai... la maglietta la maglietta di Roberto, Roberto non la mette ormai, le magliette nere così insignificanti. Ora, quando entriamo in clima, vedrai le magliette, non ti preoccupare, poi parlerò anche delle magliette. Vabbè, poi ti faccio una domanda sulle magliette. Allora, Michele, che ci dici? Adesso, allora, sono Arci... Adesso, ieri ci siamo incontrati allo stadio, dai, dici quello che... Hai visto come ero contento, sì? Certo. Saluto Tiziano, che ci segue. Sono... il nostro direttore responsabile di Mitico, vedo che ha commentato, 3-3, lo salutiamo. Ricordatevi che partono tutta una serie di trasmissioni, datemi il tempo di organizzarvi, li faccio vedere tutte, oppure vi metto i link per andarle a vedere, quelle che hanno già lo streaming. Quella di Tiziano, kick-off, partirà venerdì prossimo, ma poi seguiteci che mettiamo in condizione chi è lontano di vedere anche quelle trasmissioni che non possono vedere in diretta per tanti motivi. Allora, Michele, sono contentissimo per la partita che ha fatto il Foggia ieri, sono fiducioso, ho grande fiducia in Grassadonia e ammiro tantissimo il direttore sportivo Nember, che ci ha dato dimostrazione di saper fare una grande squadra con sicuramente pochi mezzi, sicuramente. E che dire, sono contentissimo, dobbiamo proseguire così. Ci sono rimasto male per i due gol che abbiamo preso, purtroppo, perché c'è stata un'amnesia difensiva che non deve esserci assolutamente. E sono stracontento per il risultato del Crotone. E mi dovete dire solo una cosa: il dolce natalizio tipico che si consuma a Crotone qual è? Ma adesso voglio capire una cosa. Ma stiamo parlando del Foggia? Il panettone crotonese? Ma non lo so che cos'è, io non ci sono mai stato. Sei tu che io ho le prove. E non lo mangerà il grande stroppa, non lo mangerà il panettone. Cioè, il dente avvelenato quest'uomo. Veramente, è una cosa impossibile. Ci ha rovinato la vita. Esagerato. Non ti resti conto. Prendi quello che ti può prestare e volta pagina. Comunque la squadra gioca benissimo adesso, a differenza di un po' di tempo fa, è molto veloce, e tutti possono andare in rete, a differenza di un po' di tempo fa. L'anno scorso in questi tempi prendevamo 5 gol a partita,
quest'anno ne facciamo un controgol a partita. Vedremo Crotone cosa faremo. Vabbè. Diciamo che qualche soddisfazione ce la stiamo prendendo, però la partita di ieri l'ha esaminata molto bene e sono contento per Luigi. Comunque scusatemi, i dolci natalizi di Crotone sono i crustoli. I crustoli. Crustoli. E non li mangerai, crustoli. Sono cioccolato e grano. Crustoli. Ma non potrà mangiarli perché a Natale non sarà più a Crotone. E li spedisci tu, Michele, come gentile omaggio. Ce ne andiamo a prendere noi, ce ne andiamo a comprare noi. Sì, sì, vabbè, un chilo di crustoli allora. Sì, vai. Vabbè, è un'idea. Allora, io però vorrei che ci concentrassimo un po' di più. Ok, Michele, possiamo chiudere qui la telefonata? Vuoi rimanere con noi? Come vuoi fare tu, tanto? No, tanto stavo seguendo altre trasmissioni sportive, quindi volevo ascoltare anche... Ah, tu segui e ci dici così sta cosa, che segui altre trasmissioni sportive? Cioè, non lo so, la devo fare di nuovo, ma perché... Ma che ci sta oggi, a quest'ora? Che ci sta? Sono sta telefoggia, è voglia che ci sta. Ho capito. Non rispondere perfetto. Più a questo numero. Allora, questo numero d'ora in poi è cancellato. D'ora in comunque, poi. Se avete iniziato alle 10:30 e gli altri hanno iniziato alle 9, non un quarto, insomma. E noi iniziamo alle 10:30 per dare il tempo agli altri di finire, ma che tengono da dire? E poi noi facciamo parlare i tifosi e basta, gli altri sono... sì. Comunque, stranamente, questa volta sono riuscito a prendere la telefonata, cioè a farla. Sei stato il primo. Subito. E ti ho passato l'orario. Ci sono molti amici ancora un po' distratti o in vacanza, chissà. Probabilmente già da domenica prossima. Chi è che scrive per Mitico Channel, che poi sarei io, però vedo che ha scritto e non si è firmato. Ciao ragazzi, Zaffo, comunque l'unica pecca è l'allenatore che si fa allontanare per una sciocchezza. Domanda, eccessivo l'arbitro o ingenuo l'allenatore? Attenti che con squadre esperte si paga un'ingenuità del genere. La squadra ha bisogno di allenatore fino al 95esimo. Alla prossima. Bah, non lo so. Lo stile è quello di Luciano. Penso che sia stato Luciano a scriverlo. Immagino che sia stato lui. Va bene, grazie Michele. Grazie. Che cosa? Io ho visto la scena, avete visto anche voi. Sì. Cercava di fare il cambio e nessuno gli dava retta. Sì. Quindi uno potrebbe anche un po' arrabbiarsi per questo. Certo. No? Tonucci nel momento tosto per sistemare la difesa. Tonucci, che dici, Gabriele? Tonucci si butta a terra. Beh, si butta a terra. E l'arbitro non può non prendere atto del giocatore a terra. La sostituzione avviene. Ci sono stati, la partita era già avviata. Ah, Sabino che era intervenuto. Tonucci, diciamo, doveva uscire e si buttava a terra. Certo. Cioè, stasera ho visto Florenzi a un certo Francesco, il tuo microfono chiudilo. Intervieni solo dopo, dai, perché altrimenti ci interrompi gli altri interventi Skype. Francesco, io chiudi il microfono. Biagio, io chiudo, non perché voglio ascoltare le trasmissioni degli altri, perché domani mi tocca di tornare a lavorare e offrirvi anche il caffè. Anche noi lavoriamo. Vai a letto presto. Va bene. Ciao Michele. Ciao. Allora, buonanotte. Oh, telefonate, il telefono sta qua, attaccatevi al telefono 0881 188 1100. Va bene? È tutto libero. Allora, una cosa su questa storia qui, volevo un po' sentire quello che dicevate voi. Qualcuno mi ha fatto notare che non è detto che il fatto di essersi fatto espellere su 4-0 sia solo un elemento negativo. Vuol dire che questo allenatore è un allenatore che oggettivamente, nel momento in cui si sente carico, può anche vincere 4-0, 4-1, però non ci sta
non dico a perdere, ma non ci sta neanche a subire qualcosa che non va, cioè è carico sempre in ogni circostanza. È un fatto positivo questo, perché non si tiene il non gli basta, non si sente appagato perché sta vincendo, sta stravincendo in casa. La possiamo leggere così? Secondo me sì. Ma io la leggo sì. Sì, anche perché ci siamo lamentati. Intanto ho preso la telefonata di Salvatore da Pesaro. Ciao Salvo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Allora, stavi dicendo, Nicola, secondo te è positivo? Ah, c'è anche l'amico, fermatevi un attimo, abbiamo la telefonata da Valencia, Alessandro. Ciao Alessandro, lo facciamo parlare visto che chiama dall'estero? Ciao. Sì. Vai Alessandro. 34. Ciao Alessandro, ciao. Allora. Un saluto a tutti, eh. Alessandro, facci il tuo commento veloce perché ti rispettiamo chi telefona da fuori. Sì. Niente, mi è piaciuto tutto. A parte il mercato che è stata l'anno scorso, è stato un altro livello. Poi io mi lamentavo tutto l'anno scorso, a parte della squadra che avevano fatto, soprattutto dell'allenatore, che per fortuna non c'è più. Mi sembra, a parte che Grassalena sempre mi è piaciuto, pure quando erano le altre squadre, però mi sembra che aveva il giusto carattere alla squadra e mi sembra che pure lui abbia il giusto carattere, perché comunque è nervoso tutta la partita. Credo che sia quello che ci vuole. Poi comunque quando tornano tutti gli indisponibili, io credo che se mantieniamo i punti per terra e se poco poco ci levano qualche punto di penalizzazione, io credo che ce li levino abbastanza, se non tutti, la metà ce li levino, possiamo fare un bel campionato, anche perché sto vedendo le partite delle altre squadre e sinceramente non c'è niente di buono. Cioè, ho visto il Verona, ho visto il Benevento, ho visto molte squadre che dovrebbero essere le più forti, non ci vedo assolutamente nulla di che, quindi ma siamo anche all'inizio per il campionato. Dice Michele, però siamo all'inizio, Alessandro, cioè questo vale per tutti. Sì, siamo all'inizio, però noi abbiamo un gioco che le altre squadre non hanno. Abbiamo un gioco che ormai ci abbiamo per fortuna da quando c'era Patallino, l'abbiamo mantenuto pure con Stroppa, però c'era il gioco e mancava qualcos'altro con Stroppa, non posso dire che cosa mancava, però... Vabbè, però adesso io capisco che ha segnato... il carattere, va, per non dire... Allora, io capisco, Alessandro, che ha segnato... Va, non dire un'altra parola. Ascoltami, Alessandro, io capisco che ieri ha segnato Beppe Lo Iacono e mi fa sempre tantissimo piacere quando uno che era con noi... a Termoli fa qualcosa di buono. Ieri addirittura ha segnato, io questo fatto non lo dimentico. Lui ed Agnelli erano con noi, veramente lui era a Termoli, che Agnelli mi sa che è arrivato poi un pochino dopo, mi sa che non c'era quel giorno, però voglio dire, uno che è stato con noi da tantissimo tempo, lui puoi dire che ha preso da Padalino, Agnelli la stessa cosa, però il resto sono quasi tutti, sono tutti nuovi, quindi che cos'è rimasto di quello, cioè la squadra comunque ha mantenuto quella voglia di vincere che aveva con l'amico Pasquale Padalino? Sono tutti nuovi, no, io dico, noi per fortuna abbiamo, secondo me dalla Serie D abbiamo un gioco, non dico carattere, abbiamo un gioco che quando abbiamo dalla Serie D ci portiamo avanti, cioè noi quando stavamo in Serie D con Padalino, in Serie C abbiamo sempre avuto un gioco, perché abbiamo avuto Padalino, abbiamo avuto dopo De Zerbi, abbiamo avuto poi Stroppa che ha seguito quello che aveva fatto De Zerbi, quindi abbiamo sempre avuto un gioco, abbiamo preso Grassadonia che secondo me mantiene ancora, non so se mi spiego, certo, mantiene sempre una tradizione che ci ha fatto, ne dovete giocare le altre squadre, anche se sono giocatori forti, no, cioè palla lunga e camminare, cioè vedi pure il Benevento, il Verone è inguardabile. Quindi io credo che quando c'è una struttura di gioco e poi metti dei giocatori che sono forti, fai la differenza. Se poi a questi giocatori ci metti una struttura con Agnelli, con Lo Iacono, con Donucci, giocatori di carattere, una piazza dietro che spinge, secondo me possono arrivare solo cose buone. Non so se mi spiego.
Certo. Io credo che quest'anno possano arrivare solo cose buone, perché il gioco ce l'abbiamo, il carattere della squadra ce l'abbiamo, e soprattutto abbiamo una squadra forte. Cioè, non credo che i vari Galano, Iemmello ci tradiscano quest'anno, quindi se fanno il loro facciamo un grande campionato. Eh beh, se no ce l'abbiamo i sostituti. Ieri abbiamo giocato con quanto 8-9 sostituti, 8-9 seconde linee, che si è capito che seconde linee non sono affatto, che è così, non sono affatto. Gori è un giocatore che lo prende, Gori secondo me è un giocatore che se lo prende un Carpi o un Cittadella e lo fa giocare tutto il campionato, ti fa 17-18 gol, eh? Cioè, a me è sostituto, ma Gori è un bel giocatore davvero, eh? Gori è un giocatore che se lo prende in carta e lo fa giocare titolare tutto l'anno, secondo me fa tanti gol. Beh, è una cosa che è stata... A me farà la panchina, cioè, perché c'è il centravanti. A me farà la panchina perché per fortuna c'è davanti altri giocatori. Certo. Che dicevi, Gabriele, su che quello che diceva Alessandro? Che dicevi, Gabriele? No. Dicevo che stiamo parlando del centravanti titolare della nazionale under 20. Certo, centravanti titolare della nazionale. Che ha fatto sempre e solo un giocatore, secondo me, già... Sì, le movenze del Gilardino giovane. Sì. Stiamo parlando, scusatemi se mi intrometto, di un giocatore che... io conosco da diverso tempo, perché lui giocava nella Sestese, lui è un prodotto della Sestese, Sesto Fiorentino, che vi posso garantire, una società dilettantistica che secondo me ha uno dei più grandi settori giovanili d'Italia. Se non era lui, deve essere anche campione d'Italia con gli allievi. Io l'ho visto giocare contro diverse volte, un paio di volte contro la squadra del paese dove io vivo, e vi posso garantire che già da allora io non lo conoscevo, cioè, questo è un predestinato. Poi il caso ha voluto che fosse venuto a Foggia. Bravo. Però insomma vi posso garantire che già da allora, da ragazzino, si intravedevano quelle doti che ieri abbiamo ampiamente visto. È un po' acerbo, nel senso che forse sottoporta, ma è inevitabile una cosa del genere, un ragazzo di 19 anni a tu per tu con un portiere in una partita di Serie B, un po' lì la sente la cosa. Però diciamo sì, che le sportellate che dà si fa, non si fa... vediamo, facciamo concludere Alessandro che è al telefono. Facciamo focolarsi anche al telefono. Ma tu sei sempre in Spagna, a Valencia, sì? No, vabbè. Vai. Sì, sembra a Valencia, per fortuna Dazzle si vede pure fuori, quindi posso vedermi tutte le partite. Diciamo. Questa è una cosa che dobbiamo... Questa è una cosa... su DAZN, Alessandro, dobbiamo un pochettino capire... intanto sì. Poi dopo lo dobbiamo commentare. Abbiamo avuto il piacere da foggiani di avere un grande foggiano che è Antonio Di Donna, che è arrivato a commentare per il campionato di Serie B, quindi su un'emittente DAZN, che è la stessa poi che viene utilizzata anche con i canali Sky. È sempre una cosa bella vedere una persona di Foggia, un ragazzo in gamba, un ragazzo che ci ha messo l'anima per fare questo lavoro, arrivare ad ottenere dei risultati. Io sono molto molto contento, mi ha fatto piacere vedere che tanti di voi hanno espresso lo stesso parere e gli hanno fatto gli auguri, e devo dire che gente che non è di Foggia ha apprezzato, degli amici di Carpi me lo dicevano, ha apprezzato il suo modo equilibrato di fare le radiocronache. Bravo Antonio Di Donna. L'ho detto a proposito di DAZN perché Alessandro ci dice che da lui in Spagna si vede bene. La regia, se mi può riaccendere le luci così magari, grazie. No, c'è stato un disguido con la regia. Allora, mi diceva Alessandro che da lui si vede, però degli amici mi hanno contattato oggi dalla Germania, in altri paesi invece DAZN non si vede. Com'è la storia all'estero? Alessandro, no, secondo me funziona dallo streaming di ciascuno. Dallo streaming di ciascuno, dici tu? Se fai l'attivazione in Italia, la devi fare in Italia, lo puoi vedere anche all'estero, non ti puoi attivare dal territorio estero. Lo devi attivare in Italia e poi lo devi vedere all'estero. Beh,
Allora, questa cosa la possiamo dire sì, tranquillamente. Se tu lo vuoi vedere all'estero, ti devi attivare in Italia, cioè devi prendere a qualcuno che ti fa l'attivazione e poi dopo tu lo vedi. Devi fare l'attivazione, non so se mi spiego, dal territorio italiano, se no Dagn vede che sei nel territorio straniero e non ti fa attivare. Però una volta che ti sei attivato poi lo puoi vedere e si vede perfettamente. Secondo me dipende semplicemente dal, come si dice, dal wifi di ciascuno. Vabbè, questo lo sappiamo, questo lo sappiamo, ci abbiamo degli amici ora. Oh, innanzitutto io continuo a salutare tutti quelli che ci salutano, vi ho lasciato questa nuova schermata, spero vi piaccia, poi mi direte un pochettino, tanto i nostri volti sono relativi, però diamo anche la possibilità a chi commenta su Facebook di farsi vedere. Vi ricordo che questa trasmissione è visibile anche su www.miticochannel.com. Allora, Alessandro, ti possiamo salutare? Sì, vi saluto a tutti e buona serata. Vabbè, Antonio è un amico, quindi lo saluto, però vabbè, ci sentiamo spesso, a parte essere un grande professionista, quindi se lo merita tutto quello che tiene, cioè, a parte essere un amico è bravo, cioè potrebbe stare tranquillamente su Sky a fare... ma ci sta già, i suoi nuovi... No, perché ti foggia, ma perché... Certo. È uno dei pochi che quando fa le cronache insieme ai vari Caressa e tutti i nomi che conosciamo è davvero professionale, non lo dico perché è un amico, perché è bravo davvero. Certo, poi riesce a essere professionale anche se è tifoso come tutti noi. Questo ci mancherebbe, però riesce a fare, però è bravo. Grazie Alessandro, alla prossima. Un saluto a tutti e speriamo che riusciamo domenica a fare risultato, sia per il Foggia prima di tutto, anche perché mi sarebbe una grande soddisfazione vincere contro quella mia speriamo. Ci siamo, è già intervenuto Michele come prima telefonata, la seconda la Alessandro, fermiamoci qua. Ciao Alessandro, saluti alla Spagna. Un saluto. Ciao. Allora, rimettiamoci un po' in ordine. Volevo dire a Gennaro che ha scritto: non è uno stratagemma fuori legge, cioè quello che dice, che ci ha detto Alessandro da Valencia, è che se le attivazioni sono fatte in Italia, cioè io sono attivato in Italia con DAZN, se vado all'estero, io con il mio account, che è un account italiano, fatto sul territorio italiano, se vado all'estero, secondo la notizia che ci ha dato uno che all'estero ci sta, lui è andato con quell'account e ha visto tranquillamente. E magari ha visto meglio lui che non altri sappiamo che alcuni hanno visto male perché magari la connessione è lenta e tutto il resto. Abbiamo al telefono, è così perché è stato fin qui, Salvatore da Pesaro. Allora, non stiamo, volevo rispondere, adesso non è che prendiamo posizione, qua non si prendono mai posizioni a favore o contro un allenatore. Il calendario ci mette contro il nostro passato, a cui siamo chiaramente riconoscenti, lo abbiamo sempre detto tutti quanti, dopo una sola partita, la seconda partita già c'è l'incrocio con Giovannino Stroppa, non si discute quello che ha fatto a Foggia, qualcuno ci può essere rimasto male, penso più di qualcuno, per come si è conclusa la storia, magari semplicemente perché è stata gestita male, però la storia è questa, non stiamo valutando e non credo che sia una mancanza di maturità questo. Salvatore. Sì, buonasera. Che ci dici? L'hai vista la partita? Ho già vinto? Siamo a meno 5? Siamo a meno 5? Sì. E a meno 6 su gran parte delle partite, delle squadre. Quindi mi sa che o ce li tolgono, non ce li tolgono i punti, alcuni non ce ne frega niente, ce li ha. Vi veniamo a prendere noi, teneteveli questi punti, è vero? No. Sì, perché io dico che abbiamo 108 punti disponibili per 19 squadre, 108 punti, no? Fino al 7. Ogni squadra 108 punti. 8 punti ce l'hanno tolto, ce ne abbiamo 100. Per quello, con 75
punti, 80 si fa in Serie A, per questo. Anche un po' meno si fa i playoff. Per questo tutti quanti che si disperavano, leggevo sui vari social tutta quest'estate, cioè, dato, stavamo a 8 punti che stavamo in Serie C, ma con una squadra del genere, cioè, di che cosa ti devi preoccupare? Cioè, di niente, sì. Secondo me. L'allenatore del Foggia lo so fare pure io con una squadra così, tutti penso. Sì. Metti la squadra. Però non gioco, c'aveva, ecco, io ti voglio lanciare un tema che poi ribalto anche agli altri, c'era Nicola che stava forse già intervenendo su questo, ci abbiamo Roberto, gli altri, ma come siamo partiti con, a parte la Coppa Italia che ci poteva far comodo un turno in più, ma sembrava un disastro, sembrava una squadra seduta sulle ginocchia, che non ce la faceva a correre. L'impressione che dava, ricordatevi l'amichevole Foggia-Trento, con tutto il fatto che avevano fatto gli allenamenti anche la mattina, ricordatevi la partita con il Catania, e poi improvvisamente invece viene fuori una situazione completamente diversa, no Salvatore? Cioè, ci troviamo di fronte a un Foggia che nella prima di campionato non è il risultato, e come l'ha ottenuto? Questi hanno corso fino all'ultimo. Che cosa è successo? Si sono nascosti? Più il secondo tempo che il primo tempo. Però cioè, è come, per esempio, faccio un esempio, no? Secondo me il Foggia sarebbe, con gli acquisti che ha fatto, con la quadratura che ha, la Juve della Serie B. Voi dite, esagerate, no, è così, perché anche stare nella Juve è facile fare l'allenatore, con quei giocatori che ha, che li devi dire? Giocate, punto. Così a Foggia, giocate, lasciamoli giocare. L'unico difetto che abbiamo noi foggiani, non italiani, foggiani, che esaltiamo troppo, ci esaltiamo, e poi la prima sconfitta, critiche a non venire. Cioè, stiamo sempre coi piedi per terra, togliamoci sto fardello di questi 8 punti che poi a lungo andare sicuramente ce li restituiscono, almeno la metà penso, mi auguro, cioè, io non è che mi auguro almeno 4 punti che ce li tolgono, già vuol dire tanto, però ho detto abbiamo 100 punti a disposizione, togliamo gli 8, 100 punti, ragazzi, 100 punti è tanta roba, cioè, sì, per questo. Mi aggancio Salvo, mi aggancio al discorso dei 108 punti in tutto, 8, perché c'è Pio che dice: ho sentito in una trasmissione che c'è la possibilità che si ritorni a giocare a 22 squadre. Mio parere personale, si gioca a 22 squadre, ma non è solo il mio parere personale, è quello che fra le righe è stato detto a ben altri livelli. Tanto è vero che è stato anche spiegato che tecnicamente, se noi dopo l'udienza del CONI del 7 dovessimo avere la riammissione delle tre squadre, ingiustamente, parere personale, esclusa dal ripescaggio, perché il ripescaggio c'era, è stata fatta una graduatoria, anche se non è stata resa pubblica, è sciocco dire che non si debbono ripescare, sa di capriccio. Ma quando poi verranno ammesse queste squadre, ci saranno delle partite da recuperare. Quindi, caro Pio, a mio modo di vedere, lo dice anche qualcun altro, ci sarà un campionato a 22 squadre, salvo così qualcosa di strano che debba succedere, ma secondo me non succederà, e quindi avremo da recuperare. Quindi, Salvatore, abbiamo sicuramente la possibilità di vedere anche 126 punti, non solo 108. Ma se il calendario, che dice, non ci dobbiamo disperare, no, non ci, ma neanche esaltarci troppo. Qua non si, perché poi bisogna avere una via di mezzo per stare sempre un po' di qua, un po' di là, perché quando ci esaltiamo troppo, poi arriva la prima sconfitta, a critiche di brutto, ammazziamo a quello, come era troppo l'anno scorso. Se domenica andiamo a vincere, a Crotone, a me ti sto, ma non me ne frega, scusate, niente, mi interessa il Foggia, io faccio il tipo per il Foggia, ma che me ne frega se ne allena Stroppa, allena Ciccio, Pasticcio, come cavolo si chiama lui, e mi interessa il Foggia, basta, a me Stroppa, non me ne frega, è andato via da Foggia, basta, finita, a me, chiusa, la porta chiusa.
Bene. Se no, non dice mai, mamma mia, peggio di creatura così. Vabbè, però alla fine noi chiacchieriamo di queste cose, insomma, poi il tifoso parla di queste cose qui. Senza esagerare, dice Salvo. Va bene, Salvo, ti possiamo salutare anche perché facciamo vedere qualcosa, io ho da far vedere qualcosa agli amici. Ok, ci vediamo, ci sentiamo per la prossima puntata. Ti aspettiamo. Sì, anche se il mio ragazzo di Salerno già mi ha mandato un messaggio ieri, prima della partita, fa meno freddo, fa freddo meno 8. E ora a meno 5 ci stiamo riscaldando. Un po' pesantuccio, sinceramente. È in Poggiano, un pesantuccio. Perché, cioè, non è che se stai recito. È folclore quello. E vabbè, però tu lo alleni. Tu lo alleni. Sto aspettando che mi ritorna. Poi ci penso. Senti, tu non ti preoccupare, tu allenalo perché il ragazzo si deve caricare, capito? Perché l'anno scorso la Salernitana ci ha visto passare davanti in surplus. Quest'anno facciamo la stessa cosa, facciamo la stessa cosa, non ci sono problemi. Sicuramente, l'importante è stare fiduciosi. È vicino alla squadra e non ci dobbiamo esaltare, però noi quest'anno senza esaltarci, no, si crea quel clima come l'anno scorso, no. Salvo, non è bello. Senza esaltarci, senza esaltarci, noi quest'anno andiamo in Serie A, ma lo facciamo in maniera tranquilla, non ci vogliamo esaltare. Senza esaltarci andiamo in Serie A, tutto qua. Allora io saluto Salvo, ciao Salvo, un abbraccio a tutti. Un abbraccio a te, Salvo che ci chiama da Pesaro, istruttore di pugilato. Ciao Salvo. Allora, ciao, prima di passare a tutti quanti, intanto saluto tutti quelli che ci stanno seguendo su Facebook, che stanno intervenendo. C'è questa diatriba se saremo a 22 squadre, 25 non credo proprio, casomai dovrebbero essere 24, ma secondo me saremo 22. Comunque lo sapremo presto. Io devo farvi vedere una cosa, fermatevi un attimo, perché qui voi sapete che con Mitico c'è ormai l'appuntamento fisso con Francesco da Prato, con Io la vedo così. E voi Io la vedo così non l'avete vista, perché che fine ha fatto Io la vedo così? Io la vedo così, ve la faccio vedere adesso. E quindi guardatevela in silenzio, lo dico a chi sta su Skype, perché questa, la clip di Francesco, la vedremo. Ciao Nico, saluto Nico che è entrato adesso in chat, la vedrete sempre sulle puntate, all'interno della puntata della partita dei Mitici. Vai Francesco! Amici di Mitico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. Nonostante sentano di farmi sorridere, ho voluto fare la prima puntata di questa serie, cominciato il campionato, dedicando alla mia città Foggia uno scorcio bellissimo. Siamo in corso Vittorio Emanuele, in piazza per l'appunto Federico II, vicino al posto di Federico. Allora, dopo 3 mesi di sofferenza, abbiamo cominciato con l'incubo, poi alla fine le cose sono andate un pochino meglio, insistono a farmi ridere. Alla fine il campionato è cominciato nel modo migliore, voglio proprio vedere chi avrebbe mai immaginato che una banda di ragazzini, perché oggi il Foggia ha giocato con molti ragazzi del 99, avrebbe fatto poi quello che ha fatto. Anche se tentano ancora di farmi ridere, vi faccio vedere com'era cominciata stasera, allo stadio, questa partita, con quale entusiasmo era cominciato. C'era allo Zaccheria. Vabbè, la partita poi è cominciata, permettetemi di mettere sugli scudi gli attaccanti, abbiamo un tridente di riserva fantastico. Chiaretti, Gori e Cicerelli hanno fatto veramente l'impossibile. Qualcuno mi ha ricordato che appunto dovendo marcare 3 campioni del genere, poi alla fine hanno segnato chi? I difensori. Quindi Tonucci, Lo Iacono e Camporese ha fatto il primo gol su un bellissimo passaggio di Zgrano, che finalmente abbiamo ritrovato con la grande ispirazione, il grande gioco che aveva almeno nelle partite iniziali del girone di ritorno dell'anno scorso.
A Crotone penso saremo davvero in tanti, perché questo Foggia ci ha entusiasmato. Non guardiamo gli ultimi 10-15 minuti, la squadra si era un po' scaricata, probabilmente vincere 4-0 ha condizionato questi ragazzi, ma hanno portato comunque a casa una vittoria meravigliosa, nonostante poi i due gol presi, tra l'altro uno in sospetto di fuorigioco e l'altro sul calcio d'angolo inesistente. La partita è finita così, vi faccio vedere come è finita poi la partita. Entusiasmo. Allora vi saluto con queste bellissime immagini di questa città che io amo, adoro, oltre il Foggia anche questa città, spesso dedicato delle immagini a Firenze, ad altre città, a Carpi, a Brescia, ma la nostra città è bellissima, valorizziamola, guardate che meraviglia. Ci vedremo presto a Crotone, io la vedo così, un caro saluto da Francesco da Prato a tutti gli amici di Mitico Channel e di Foggia Calciomania. Allora, con i potenti mezzi di Mitico Channel e della partita di Mitici, avete visto che cosa è stato capace di fare Francesco. E io avevo interrotto prima Nicola, però Nicola me lo tengo buono, perché qua sarà che partiamo tardi, ma ci stiamo avvicinando alla mezzanotte, sono le 23:26. La differenza non è nei vostri... No, la differenza non è nei vostri orologi, è che anche noi abbiamo un ritardo per lo streaming, non è quello abissale di DAZN, dove che magari è un po' più lungo, però nel nostro piccolo ce l'abbiamo anche noi. Allora, Savino, Nino ci riporta con i piedi per terra, siate tutti più equilibrati, una rondine non fa primavera, ma se vinciamo a Crotone, saluti a tutti. Beh, mi sembra giusto. Saluto Alfredo da Bussoleno, saluto Alfredo da Bussoleno. Volevo sentire da Roberto, intanto che io provo a fare una telefonata a un nostro caro amico. Roberto, tu che cosa dici questo inizio di campionato, di che cosa ci vuoi parlare? Allora, io prima di tutto ti faccio i complimenti per il nuovo format della trasmissione, perché insomma ho visto che hai fatto delle sostanziali modifiche che sono davvero encomiabili, almeno da parte mia. Bravo, bravo Biagio, penso che tu ci abbia rimesso anche qualche soldino di tasca tua, comunque dai. Diciamo la bassa voce non... è... Perché c'è sempre la regia, c'è sempre la regia in casa, capisci? Cioè, ognuno ha le sue pecche, diciamo. C'è il video, io ho la fotografia. Vabbè, dai. Dicevo, nulla, io tu lo sai. Ho preso una telefonata intanto. Chi è al telefono? Pronto? Ah no, non l'ho presa più. Peccato. Sì, mi ero accorto tardi evidentemente della telefonata, scusa Roberto, poi lo sai come va, tantissimo. Ti devo interrompere se arriva una telefonata, vai. Dicevo, tu lo sai benissimo, io ho seguito anche il Foggia in ritiro a Ronzone e ti devo dire che... Pronto, chi ha il telefono? Ronzone, ero molto preoccupato. Chi ha il telefono? In che senso? Pronto? Sì, viaggio, Marco da Foggia. Oh, abbiamo ciao. Marco. Marco, puoi stare in linea due minuti? Facciamo finire Roberto, sì. Perfetto, vai Roberto, vai. Dicevo, ero molto preoccupato, come penso anche la maggior parte di tutti i tifosi, perché insomma a Ronzone non c'era il vero Foggia, nel senso che gli acquisti si dovevano ancora fare, ho visto soltanto delle grandissime sedute atletiche e di forza, ma di tattica, di tecnica, cioè, almeno i giorni che sono stato io... ma forse ce ne può dare atto anche Francesco che era lì con me, non abbiamo visto nulla, e questo bisogna fare i complimenti a Grassadonia, perché Grassadonia è stato bravissimo a nascondere il Foggia, secondo me lui ha un'idea di gioco, però non ne ha solo una, ne ha diverse, diciamo che è un allenatore poliedrico, nel senso che a seconda dell'avversario adotterà un modulo, anche perché c'ha i giocatori, lo può fare, si può divertire come vuole, nel senso vero della parola.
Lui apparentemente sembra una persona tranquilla, però ti posso garantire, da come l'ho visto io, è molto sanguigno e non lascia nulla al caso. Io ho visto fare dei grossi rimproveri a Ronzone, perché magari non ti faccio il nome, perché lui ci tiene anche molto alla forma. Un giocatore è riuscito un po' fuori dalle righe parlando, nel senso, diciamo, ha detto qualche parolina di troppo. Ti posso garantire che, insomma, gli è andata male. Comunque, non faccio nomi. E lui è arrivato in punta di piedi, nel senso che ha ereditato, ha fatto una grossa scommessa su se stesso, perché se lui sbagliava, se lui sbaglia quest'anno, secondo me la sua carriera è molto pregiudicata. Poi, insomma, diciamo che arriviamo alla partita di ieri sera, se no ti parlo 20 minuti, mezz'ora, e non lo so, ce li abbiamo, sono molto, 20 minuti. Sono corti, lo so benissimo. Tu hai detto le seconde linee, per me quest'anno non ci sono seconde linee. Ho visto una grande squadra, ho visto un grande Carraro che finora si era nascosto, diciamo così, forse ancora non prendeva la quadratura. Ho visto, secondo me, il più encomiabile di tutti è stato Cicerelli, ragazzi. Questo ha giocato a destra, a sinistra, a centrocampo, rientrava, attaccava, copriva, ha fatto un gran gol. E diciamo che Carraro con Busellato e Cicerelli era più sicuro e ha potuto dettare i tempi di gioco a centrocampo, ha fatto una grande partita, dai, è stata da un ragazzo di 20 anni, poi un esordio in casa alla prima di campionato, non si può pretendere di più. Io come voto do lo stesso voto a tutti, non vedo che quello più bravo, quello meno bravo, perché insomma iniziare, io premio la mentalità, perché ieri sera questi sono entrati in campo e vi posso garantire, anche se giocavamo con, non so, con una squadra di Serie A, noi ieri sera gli davamo 4 gol, perché erano troppo carichi, ma carichi nella maniera giusta, cioè hanno sentito su di loro, quando i tifosi gli facevano i cori "vogliamo gente che lotta", e loro ieri sera hanno preso davvero in parole, e io spero che sia così per tutto il campionato. Non mi esprimo, perché io esprimerò i giudizi sulla squadra da novembre in poi, perché deve rientrare Iemmelo, deve rientrare Galano, devono rientrare tutti, poi si devono amalgamare, quindi è ancora presto per vedere il vero Foggia, e quando comincerà a ingranare, secondo me ci divertiremo alla grande. Non voglio dire dove arriveremo, ma ci divertiremo alla grande. Benissimo, benissimo, grazie a Roberto. Abbiamo Marco al telefono. Intanto saluto a Ciro, che ci sta, che è quasi in contemporanea con Marco, e ci ha salutato su Facebook. Allora, Marco, tu che Foggia hai visto? Saluto tutti, in particolarmente Roberto. Ho visto il Foggia, ho visto il gruppo. Marco. Diciamo che il gruppo ha vinto, non riesco nemmeno io a dire chi è il migliore in campo, non so, lo Iacono, Carraro, Busellato, Cicerelli. È stata una vittoria fondamentale, perché partiamo col meno 8, perché avevamo 9 giocatori out, e ha vinto il gruppo, viaggiò. Che dire, cioè, non ce l'aspettavamo, comunque l'entrata in campo del Foggia con il sangue agli occhi, cioè a dire noi vogliamo vincere, cioè al primo minuto si è visto che la squadra arriva ad un solo obiettivo. Poi secondo me è stato anche positivo il fatto che siamo calati nel finale, perché quello ci deve sempre far stare sugli attenti, insomma, che la Serie B è un campionato molto molto difficile, se ne sono resi conto il Benevento e il Verona. Io non ho visto la partita, però ho visto che il Benevento ha recuperato comunque 3 gol, quindi un pareggio come una vittoria, una partita persa, mentre il Verona, che doveva perdere, è riuscito a pareggiare col Padova, che è una squadra che dovrebbe lottare per la salvezza. Quindi è vero anche che il Carpi, come dico qualcosa, sia una delle squadre più scarse, però voglio dire, è un campionato. Ma non valutiamoli, non valutiamo adesso il Carpi. Sì, forse il Carpi. No, io sto forse il Carpi, il Carpi che si è visto nel cosa, eh. Marco, il Carpi che si è visto alla fine, al di là degli episodi che possono aver portato i gol. Mi è sembrato molto più determinato, e tutto sommato nel primo tempo quella grande differenza non c'è stata. Ha subito l'urto. Sì, no, io facevo un ragionamento generale, nel senso che adesso le persone possono comunque dire che abbiamo vinto comunque con un Carpi che
e tra le squadre che si devono salvare, per dire proprio anche il Padova la stessa cosa, però ha pareggiato a Verona, certo. Questo volevo fare, mettere questo esempio, nel senso che è un campionato che comunque è pieno di insidie. Quello abbiamo visto l'anno scorso, noi all'inizio eravamo morti 5-1 al Pescara, siamo andati a Avellino e abbiamo perso pure 5-1, l'Avellino si è salvato all'ultima giornata, noi il giorno di ritorno con una grande cavalcata ci siamo salvati in sciocchezza. È un campionato duro, quindi ogni partita va interpretata nel migliore dei modi. Sì, sì. Cioè, sì, c'è... Il... Sì. Ma non so, che non vi ho seguito, non so i pensieri già che se... No, assolutamente sei in linea con quello che dicono e scrivono la maggior parte, quelli che hanno detto la maggior parte di noi. Cioè, effettivamente, sicuramente è meglio partire con una vittoria, soprattutto quando hai in questo momento una penalizzazione, che non con un pareggio. Cioè, noi l'anno scorso avevamo fatto un punto in tre partite all'inizio, e noi oggi cioè, rendiamoci conto, insomma, comunque abbiamo convinto, anche abbiamo convinto, certo c'è da confermare, sì, il sì. Tutto tenendo conto sorprendentemente, che... perché comunque il precampionato non lasciava immaginare comunque una prestazione eccellente come quella dei primi 45 minuti soprattutto e dell'inizio della ripresa, insomma 60-70 minuti di vero, cioè, un po' già tutto campo corto, bello, ma che non rischiava nulla. Certo. Dominatore, insomma. Sono stati venendo 60 minuti di eccellenza. Allora, visto che si giocherà a Crotone, perché c'è stata la prevedibile deroga data dal sindaco, credo, di Crotone. Visto che si giocherà a Crotone domenica prossima, capiremo se è stato il che Foggia. Ma anche perché vedi, a Crotone si incontrano, tralasciamo il discorso emotivo del nostro ex allenatore, ma a Crotone si incontrano due squadre che alla prima una è andata oltre quello che ci si aspettava e l'altra invece ha deluso, il Crotone ha deluso, quindi vediamo se poi nella prova d'appello confermerà questa situazione di difficoltà il Crotone e se il Foggia confermerà quello che di buono ha fatto ieri. Sì, no, l'importante è continuare a fare risultati, la penalizzazione a noi non interessa, adesso l'importante è non perdere. Certo. Cercare di continuare e allungare una striscia positiva quando più possibile. Certo. Questa va bene, la cosa va bene Marco. Possiamo avere l'assilo della penalizzazione anche con la speranza di una riduzione a quanto pare possibile. Va bene, io ti ringrazio del tuo intervento e ti aspetto dopo Crotone, ci sarà la fila qua per intervenire sicuramente, come giusto che sia. Sicuramente. Grazie Marco, un abbraccio. Sì. Ciao, grazie, ciao. Allora, bene, vi ricordo che sono le 23:37, abbiamo 20 minuti e poi ci fermiamo, quindi adesso interventi, andiamo con gli interventi degli amici che sono presenti qui su Skype. Allora, stavo dicendo che Nicola, io me lo devo sempre conservare alla fine, perché la nota di saggezza, Nicola è stato il primo a intervenire. E quindi mi sembra giusto che sia la nota di saggezza alla fine. Abbiamo Michele, che proprio non è che sia uno spregiudicato, però io una tua lettura la voglio. Allora, io faccio un preambolo a tutto quello che si diceva prima. Stroppa, il Foggia di Stroppa comunque rimarranno nella storia di questa squadra, rappresentano un capitolo che si è chiuso, adesso se ne è aperto uno nuovo e il primo episodio di questo capitolo dice, secondo me, carattere. Io ieri sera ho visto in tutti un gran carattere, si sono tutti calati in quella che è la realtà di quest'anno, dal primo all'ultimo. Non ci dimentichiamo che ieri sera erano, rispetto alla prima dell'anno scorso, c'erano in campo 8 giocatori nuovi. Se consideriamo gennaio ce n'erano 6 undicesimi, quindi comunque una squadra completamente cambiata, ma proprio dal punto di vista del carattere, ed è stata già plasmata per l'obiettivo che dobbiamo raggiungere dal nuovo allenatore. C'è grande qualità in tutti quelli che ieri sera erano in campo e ce n'è tant'altra che ne deve ancora arrivare. Quindi se è vero che una rondine non fa primavera, però la partenza sicuramente è stata positiva
e ci fa ben sperare. Se non ci siamo abbattuti l'anno scorso dopo 10 gol nelle prime due partite, a maggior ragione quest'anno, secondo me, anche se partiamo da un handicap che probabilmente sarà ridotto in futuro, io credo che quest'anno le cose siano diverse, proprio perché io ho visto questo carattere che l'anno scorso inizialmente la squadra non aveva. Cioè, questi sono tutti nuovi, sono venuti a Foggia, sono venuti a combattere un qualcosa che poteva anche non appartenere. Ieri sera sono scesi così per combattere, perché comunque l'allenatore e anche il direttore sportivo gli hanno inculcato questo principio per quest'anno. Bene, bene, grazie Michele. Però consideriamo che noi, alla luce dei risultati che abbiamo fatto dall'anno scorso, da settembre a dicembre, il Foggia è come se fosse partito da meno 15, pensiamoci bene, e poi si è fatto un girone di ritorno alla grande. E infatti per questi meno 8 pesano relativamente, Roberto. Se tu infatti volevo rimarcare proprio quello, volevo rimarcare proprio quello. E poi guarda, mi volevo, perché ho visto una statistica, ho fatto due conti, alla luce dei risultati della prima giornata di Serie B, noi con una vittoria abbiamo recuperato 2 punti su 12 squadre e 3 punti su 4 squadre, non è mica poco, eh. E quindi se continuiamo così, ci può anche se ce lo tolgono i punti è meglio, però il meno 8 ci scalfisce pochissimo. Io credo che almeno 3 punti ce li tolgono. Certo. Credo che sia presto per iniziare a fare questi calcoli, Sì, no, questo è vero. Infatti questo io dire ieri sera. No, ma io non sto facendo calcoli, io sto dicendo delle certezze, sto dicendo alla luce della prima giornata di Serie B. Poi sì, dopo quello che viene, cioè nel senso che a oggi è così, poi vediamo. Ma certo. Comunque Grassadogno stesso si è subito mosso nel precisare, attenzione, perché conosce bene la piazza di Foggia, avendo anche giocato, non esaltiamoci, perché ci saranno sicuramente, lui lo sa perfettamente, i momenti negativi, perché anche la preparazione stessa secondo me è stata fatta per un certo tipo di partenza, sapendo che era necessario già da subito, come si vuol dire, cominciare a dar battaglia. Ci sarà il momento di flessione dove magari ci saranno anche tutti i nostri migliori che saranno a disposizione. Non ci dimentichiamo di Rizzo, che è un giocatore che comunque ha giocato in Serie A al centrocampo e che porterà sicuramente della qualità in quel settore lì. Allora, io volevo sentire un po' Francesco. Oh, bella. Ora che lo volevo sentire non c'è. Gabriele, ci sei? No, ma Francesco penso ci sia. Sì, Francesco, sì, ci sei? Francesco, apri il microfono se vuoi parlare. Oh, Francesco, che non ti vediamo, quindi o attivi la cam, oppure se vuoi puoi anche intervenire via audio, non va bene così anche, decidi tu. Volevo fare una domanda al viaggio. Eh? Ci siete? Eccoli, no, facciamo parlare Francesco un attimo. Allora, caro Francesco. Buonasera a tutti. Buonasera. Oh. Ieri siamo ritornati dal nubifragio del Gargano. Ah, siamo sì? Tornati. So che c'è stato più di un problema da quelle parti. Sì. Abbiamo avuto un bel po' di pioggia. E poi abbiamo avuto la grande cascata dei nostri mitici 4. Quindi spettacolo su spettacolo. Devo dirti una cosa, Francesco, mi fa piacere vederti rilassato sul divano di casa. Perché il pallino che ho sempre avuto in testa quando mi sono messo in così, ho pensato, ideato questa trasmissione, è stato quello di fare qualcosa, un incontro fra amici dal divano di casa, e tu lo stai interpretando plasticamente, sei stato lì bello tranquillo, mo ti accendi il video e parli con noi, e la cosa mi fa molto piacere. Vai, non ti interrompo. Ma che c'ho col Chromecast il vostro sfondo sulla maxi schermo, quindi mi vedo in diretta. Senti, dimmi una cosa, come fra il Chromecast di Mitico e quello di DAZN, come siamo messi? Ah no, molto meglio il nostro, perché là si interrompe ogni 5 secondi. Qui facciamo miracoli, che fanno bene a fare un incontro di box almeno col Congo ogni tanto fuori secondi, perché stavi guardando il Chromecast. Vabbè, lo guardi da Facebook o dal sito? Quale dei due stai usando?
No, io sto trasmettendo da Facebook. Da Facebook, trasmetto direttamente. Allora, vai avanti, non ti interrompo più. No, anzi, un piacere, una bellissima chiacchierata con voi. Niente, che dire, la Foggia ieri ha interpretato una grande gara. Io immagino quando tornano i Fantastici 7 che cosa succederà allo Zaccheria, perché veramente ieri hanno giocato sul velluto, mi sono piaciuti veramente tutti. Non possiamo che fare i complimenti a Grassadonia, che veramente ci ha dato ieri una grande forma di altruismo calcistico, perché lì veramente ieri ha messo tutta, qualcuno ha detto anche che perché essere espulsi al 92esimo, vabbè, se siamo abituati sempre a criticare l'allenatore a Foggia, quando Stroppa dormiva, allora Grassadonia ben venga questa sua tensione emotiva, perché la trasmette in positivo alla squadra. Io spero veramente di vedere un grande Foggia con tutti voi, spero di emozionarmi. Sicuramente ci toglieremo il freezer, sta scendendo di temperatura, adesso siamo a meno 5. Perfetto. Speriamo presto, vediamo di ritornare a galla quanto prima, e poi faremo un pochettino di, poi vi veniamo a, poi ci divertiamo. Allora, grazie Francesco, grazie davvero. Un bacio, anche per la pazienza che hai avuto di aspettare finora. A proposito di pazienza, c'è Gabriele. È così, Gabriele? Sì, ci sono. Oh, allora, in questo, vabbè, però io adesso devo scegliere, dovete guardare me, anzi vi faccio guardare i commenti di Facebook, e ne approfittiamo per fare gli auguri ad Alex. Ieri non ha potuto vedere la partita perché il figlio, 16 anni, ha fatto esordio in promozione, ed è una cosa bella. Complimenti ad Alex, e speriamo che la cosa importante è avere sempre dei valori anche quando si comincia a fare calcio, quando si comincia a 16 anni in promozione. L'importante è avere dei valori, e sono quelli che auguriamo ad Alex. Allora, Gabriele, ci avviciniamo alla parte finale, poi non so se riuscirò a farvi avere un commento in diretta da un amico, però il tuo. Sì, arriva. Senti, ma dimmi una cosa, ma allora, tu eri di eri con quei tre con quei pazzi lì che faceva, tu sei uno di quelli che faceva ridere a Francesco? No, io ero nella stanza, però eravamo davanti a un ristorante, poi Francesco ha avuto la brillante idea, come sempre, di uscire, di cogliere al volo tutte le occasioni, sì, e poi gli amici hanno fatto il resto. Stato ovviamente qualche pezzo tagliato perché non poteva, non poteva passare. Però è una bella clip, poi spero vi piaccia l'idea, sì, facciamo vedere bella, le clip spontanea, all'interno della trasmissione, spontanea. Poi la faremo vedere anche fuori. Salutato gli amici di Foggia Calciomania, perché noi siamo aperti a tutti gli amici che vogliono in qualche modo interfacciarsi con noi, e ha fatto benissimo a salutarli, e quindi questa clip specifica la vedremo anche su Foggia Calciomania, sarà un piacere. Allora, che mi dici? Allora, io riprendo una parte del commento dell'ultima telefonata. Se non sbaglio, Marco diceva non ce l'aspettavamo. Non che non ci aspettassimo di vedere lo spettacolo, però io, rivedendo anche l'ultima conferenza stampa di Nember, che raccomandava la piazza, i tifosi, i giornalisti, di non calcare troppo ma di avere pazienza su questa squadra, dopo la partita con, diciamo, come diceva Roberto, il precampionato, la partita con il Catania, eravamo tutti quanti con una grandissima adrenalina che ieri abbiamo, come dire, tirato fuori tutti quanti, e anche eccitazione, perché abbiamo visto in campo lottare, Michele diceva carattere. Io tralascio la compattezza, gli schemi, verticalizzazioni, abbiamo visto altre cose, non lo so, io non ho questa, ho visto semplicemente una squadra che ha lottato, che voleva vincere, e soprattutto, tenuto conto che c'erano dei bambini, dei ragazzi all'esordio in un catino caldissimo,
Beh, è stata una bellissima prova, prova che ci auguriamo verrà ripetuta, magari domenica con qualche innesto, insomma, comincerà ad avere qualche piccolo problema. Volevo sottolineare su Grassadone, ha un particolare che molti avranno notato, però non era fermo un secondo, sui calcio d'angoli chiamava tutti i difensori a saltare, saltava lui insieme ai difensori. Sì. Ed è stata una cosa bellissima, quindi la partecipazione ci può stare, che poi alla fine sul 4-0 insomma ci può stare che qualcuno possa perdere, però l'attaccamento, la partecipazione è non solo del tecnico, dei calciatori, del direttore sportivo, ma ovviamente anche della proprietà, per cui ci aggiungiamo anche i tifosi. È stata una bellissima, come dire, è stato un bellissimo esordio di questo campionato che mi auguro, anzi ne sono convinto, ci darà tante tante belle soddisfazioni. Tu come vedi la partita di domenica? Senti, io allora io ho mandato a Michele Stroppavattene una clip in cui c'erano dei tifosi del Crotone che insomma gliene dicevano quattro all'allenatore, sì, non al nostro ex allenatore, all'allenatore della squadra del Crotone, il che significa che la piazza, sì, è già calda. Magari noi potremmo, come dire, anche approfittare di una squadra che si deve ancora fare. Noi forse abbiamo già assunto quasi un modus, andiamo lì, ce la giochiamo, poi se vinciamo tanto meglio. Però io dico, senza caricare troppo questa squadra di responsabilità di cose, cioè all'inizio con calma, magari la stessa cattiveria non la vediamo anche domenica, e poi la qualità tecnica c'è, assolutamente. Io dicevo prima di Gori, che è praticamente quello che forse pagherà da pegno per il rientro degli attaccanti, però io penso che se la giocheranno tutti, se la giocheranno tutti, e magari la partita di domenica, come dire, domenica sera, lunedì, quando sarà, ci faremo, come dire, dovrebbe essere domenica, credo. Bene, io voglio provare, diciamo, noi quando ci vedremo, quando, certo, ci sentiremo, noi avremo modo di sorridere ancora, perché io sono convinto che al di là del risultato, che è fondamentale, così come è fondamentale secondo me recuperare qualcuno dei punti per quanto riguarda il processo lì, insomma la penalizzazione, io sono convinto che quando c'è valore, il valore poi alla fine emerge e viene da tutti, da tutti riconosciuto. Un abbraccio. Allora vediamo, io grazie Gabriele. Grazie Gabriele. Io provo a vedere, spero di non disturbare, provo a vedere se c'è la possibilità prima di chiudere con Nicola, perché credo di aver fatto parlare tutti. Vediamo se abbiamo la possibilità di parlare in diretta quasi a mezzanotte. Mi perdonerà se lo disturbo, ma dovrebbe essere in viaggio. Con Francesco, almeno ci sto provando, proviamo a vedere. Pronto, viaggio. Francesco viaggio da Prato. Ciao, ciao. Senti, sei in, in auto ovviamente, non sei ancora arrivato? Sto rientrando, no, non sono ancora rientrato, me la sono presa comoda, anche perché ho avuto un po' da fare a Foggia, ho fatto qualche intervista, poi spiegheremo chi abbiamo intervistato, e comunque sto arrivando ormai a Prato, un viaggio un po' lungo, ma sono arrivato. Beh, senti, un paio di minuti, noi abbiamo visto la tua clip ed è piaciuta, abbiamo visto chiaramente quello che avevi da dire, abbiamo seguito anche le tue dirette allo stadio, chi non l'ha vista come me in diretta, perché io allo stadio c'ero, se l'è andata a vedere registrate. Adesso mi piacerebbe un pochettino sentire un rapido commento. Sono le 23:54, in 6 minuti ci deve essere il tuo commento, quello di Nicola da Polignano e la sigla. Facciamoci entrare tutto.
Allora cercherò di essere abbastanza sintetico. Chi ha seguito, chi mi ha seguito nelle interviste che abbiamo fatto per Mitico Channel quest'estate avrà più di una volta sentito me ripetere quanto fossero duri gli allenamenti di Grassadonia e quante volte ho ripetuto che non dovevamo giudicare Grassadonia e questa squadra dalle partite, diciamo, di preparazione, quelle estive, perché avremmo pagato i carichi di lavoro che abbiamo fatto. Già con l'Ascoli si erano visti dei miglioramenti dovuti anche al fatto che Nember ha portato a Foggia dei calciatori molto molto interessanti, abbiamo tutti visto Cicerelli, Caretti, quindi Busellato, e non mi ha sorpreso la prestazione del Foggia fino a un certo punto, perché ero sicuro che il lavoro, quando si lavora, si raccolgono sempre poi dei frutti. E non dobbiamo esaltarci per quello che è successo, perché chiaramente con una squadra, tra virgolette, rimaneggiata come quella di ieri, dominare per 70 minuti una squadra come il Carpi, che non è, amici, non è che il Carpi arriverà ultima, poi vedrete, non è una squadretta. E dominarla come l'abbiamo dominata fino al 70esimo, non può che far sperare in cose eccezionali. Voliamo bassi, come non ero assolutamente preoccupato prima quando ho visto le critiche, soprattutto su un ragazzo come Carraro, che poi abbiamo visto ieri, ha dimostrato tutto il suo valore, non dobbiamo adesso pensare di andare a Crotone e farci la passeggiata. Il campionato è lungo, il campionato è difficile, abbiamo, signori miei, una signora squadra, ne abbiamo due, che nessuno come il Foggia ha due tridenti di questo valore come abbiamo noi. Dobbiamo stare vicino a questa squadra, dobbiamo vederla crescere, magari inciamperemo, ma siamo ottimisti sia per quello che sarà il campionato del Foggia d'ora in poi, sia per quello che sarà poi nei tribunali il risultato definitivo della punizione afflittiva al Foggia, che sono sicuro sia per i fratelli Sannella che per il Foggia sarà diversa da quella attuale. Poi non entro nel merito se saremo a 19, a 22, a 25, credo che non lo sappia nessuno. Sono sicuro che il Foggia verrà a ridurre le proprie sanzioni e tutti questi pareggi che ci sono stati. A proposito di Biagio, Lecce cosa ha fatto con il Benevento? Gli ultimi ce la davano un pareggio 3-3, penso che venga confermato. Sì. 3-3. Allora anche questo. Sì. E questa è una bellissima notizia, perché che cosa vuol dire? Che il Foggia oggi sarebbe in Serie A, come diceva in un post Peppino Baldassarre che leggevo stamattina, perché per differenza rete siamo secondi, se non ci fosse la penalizzazione. Che cosa voglio dire? Che abbiamo recuperato già due punti su quasi tutto il campionato, escluso Cittadella e Venezia, su tutte le altre abbiamo recuperato due punti su due squadre, invece lo Spezia e il Crotone addirittura già tre punti e siamo alla prima giornata. Pensate che cosa potrà succedere da adesso fino a maggio. Quindi ottimismo, tu lo sai, io sono ottimista per natura, perché essere tifosi del Foggia e non essere ottimisti vuol dire soffrire due volte, perché noi soffriamo di natura, sì, essendo tifosi non della Juventus, non del Real Madrid, ma del Foggia. Se siamo anche pessimisti, come dico sempre io, soffriamo due volte. Mi sembra giusto. Lasciami concludere. Ecco, concludo con questa novità della clip. Allora, abbiamo deciso insieme a te di continuare queste clip che io faccio per divertimento, mi diverto, mi sento vicino ai tifosi e quindi lo faccio per divertimento, le mettiamo all'interno di Mitico Show, della trasmissione dei Mitici. L'abbiamo tolta da YouTube proprio perché volevo evitare tutta quella serie di cose che ho letto in giro, di ricerche di like, che io farei queste clip per i like, permettimi se faccio questa piccolissima precisazione, io a me dei like non mi interessa nulla, togliamo da YouTube queste clip, così i like li prenderanno gli altri, noi queste cose le facciamo sia io che te, piaccio a te, soprattutto solo e soltanto per il piacere di fare, per stare vicino ai tifosi. Se ci vedono in 10 bene, se ci vedono in 1000 ancora meglio, se non ci vede nessuno pazienza, che non avremmo meritato, diciamo, l'attenzione. Non ci cambia la vita. No, non ci cambia la vita. Quindi io mi ero scocciato di leggere queste cose assurde, obiettivamente. Io lo faccio come lo fai tu, Biagio, siamo dei volontari, come lo fa Roberto, la Fisì,
partite, di gol, tutti quelli che partecipano alla tua trasmissione sono dei tifosi, io sono un tifoso, tu sei un tifoso, mettiamo un mezzo, hai messo tu un bellissimo mezzo a disposizione di tutti per poterci sentire protagonisti, e il nostro target, i tifosi sono protagonisti. E quindi andiamo avanti così, speriamo va che bene. Questa cosa sia apprezzata. Ne sono convinto. E sono convinto e che i risultati... Sì, no, tra l'altro però, comunque chi la vuole vedere la clip, la potrà vedere su Foggia Calciomania, certo, che si ha sempre pubblicato le nostre clip, quindi comunque si può vedere, però... La va a vedere chi la vuole vedere, se la va a cercare, ma deve fare piacere, non è che la facciamo per altri motivi. A noi ci piace essere vicini al Foggia, di fare per il Foggia, e siamo contenti quando il Foggia, come ieri, ci dà queste bellissime soddisfazioni, ci sentiamo contenti. Speriamo che a Crotone questi ragazzi ci diano un'altra soddisfazione, a prescindere da chi allena il Crotone, perché a me non mi interessa, sentivo prima qualcosina, certo, se sia Stroppa o chiunque altro allenare il Crotone, noi a cosa dobbiamo vincere, punto e basta. È mezzanotte. Francesco, noi lo facciamo, tu lo sai come la penso io, solo per la maglia. A noi non ce ne frega degli allenatori, dei giocatori, solo per la maglia. Bene. Esatto, Roberto. E tu che mi conosci lo sai, che cioè, noi ci si conosce, lo sappiamo, ma lo sanno anche tutti gli amici tifosi che poi sono come noi protagonisti di questa bellissima trasmissione. Benissimo, allora io saluto Francesco che ha risposto al telefono, sapevo di trovarlo, e quindi buon rientro, infatti quest'ultimo pezzo di rientro sta rientrando perché Francesco viene da Prato a Foggia e si fa la trasferta anche quando il Foggia gioca in casa e viene per vedere il Foggia. Io lo ringrazio e ci sentiremo dopo Crotone Foggia, ovviamente. Un abbraccio, Francesco. Un abbraccio a tutti, un saluto a tutti, non so chi era in trasmissione, tutti gli amici. Benissimo. Trasmissione, quelli che sono intervenuti. Un abbraccio. Ciao Francesco. Allora. Ciao. Salutiamo Francesco e con Francesco abbiamo terminato anche le nostre telefonate. È mezzanotte e due minuti, e a questo punto io sgombero il campo perché siamo qui attenti, perché la buonanotte ce la deve dare Nicola, e Nicola con le sue perle di saggezza ci guarderà dritto nella cam, il Marzullo di Mitico Channel ci guarda dritto nella cam, ci guarda dritto nella cam. Sono il barbone bianco, mi dà da perché idea Nicola ce l'abbiamo solo noi ce l'abbiamo solo noi. Vai Nicola. Allora, parto perché un po' Francesco ha detto gran parte di quello che io non credo che il Foggia si era nascosto, come dice Roberto, perché come ascoltavo loro quest'estate, li sentivo dire che gli allenamenti fatti erano allenamenti che non si ricordavano dai tempi di Zeman, se non ricordo male, duri, durissimi, impostati a... insomma, ad avere a lungo termine. Quindi non sia mai un atleta di qualunque sport entra in forma un mese prima della gara, significa che poi la gara la perde. Non ci sono dubbi. Il Foggia è entrato in forma, tant'è vero che ieri la squadra che ha giocato, a parte Ciceretti e Chiaretti, erano tutti quelli che hanno fatto il ritiro, erano loro e correvano tutti, hanno fatto una bellissima gara, hanno meritato di vincerla. Poi Chiaretti e Ciccerelli erano già allenati nelle squadre da cui provenivano e hanno, insomma, hanno fatto una gara bellissima tutti quanti. Io di Caldara, sinceramente, qualcuno dice è lento, ma io vedo che Caldara comunque fa girare molto la palla. Carraro?
Carraro, sì, il regista, insomma. Sì. Fa girare molto la palla, insomma, è veloce nel giro palla. Sarà lento lui, però, insomma, il gol, il quarto gol di Ciceretti, non solo ha saltato due giocatori, ma gli ha messo la palla sul piede al centimetro, insomma, tutta la squadra, Martinelli, a volte, insomma, bisogna pure scaraventare la palla in tribuna, perché non è che in difesa dobbiamo fare sempre i grandi giocatori. Ogni tanto scaraventare la palla in tribuna fa bene, soprattutto quando stai vincendo, stai sotto, insomma, la squadra avversaria tenta di fare qualcosa, tu spara la palla in tribuna e fai passare tempo, insomma. Io vedo tutto questo. Ieri è stata una bellissima partita, però stiamo attenti, perché io credo che in ogni partita ci sono meriti e demeriti da distribuire, e ogni partita è una storia a sé. Ora dirò delle banalità che si dicono tutti gli anni, però le voglio dire. I valori iniziano ad uscire fuori a metà del girone di andata. L'anno scorso addirittura sono usciti dopo. Quindi oggi noi abbiamo fatto una bellissima partita, aspettiamo il rientro o l'inserimento dei nuovi arrivati. Gori non credo che verrà messo, perché purtroppo lo dobbiamo dire, Iemmello non sarà pronto fra 2 o 3 settimane. Iemmello sarà pronto fra 2 o 3 mesi, quindi Gori... Spero prima, però, Biagio, Iemmello viene da un infortunio al ginocchio, da un grave infortunio al ginocchio. Sappiamo che è una parte delicatissima. Oddio, io gli auguro di entrare in campo fra 3 settimane, però è una parte delicatissima. Ci ricordiamo Gerbo a cosa gli è successo per accelerare il rientro, che si è infortunato dopo 2 partite. Allora diamogli tempo, perché la squadra ce l'abbiamo, non è ancora stata messa, non sono stati ancora messi in campo i pezzi da 90, però la squadra ce l'abbiamo. Iemmello può benissimo fare la preparazione, tutto, arrivare tranquillo, ma noi dobbiamo pensare che comunque il campionato è appena iniziato. Parliamoci chiaro, il Crotone ieri ha perso, o davanti hanno pareggiato quasi tutte, però io stento a credere che il Crotone o il Verona siano più scarsi del Venezia, così come stento a credere che la Spal sia più forte dell'Inter, perché i valori poi usciranno. Domenica vedremo, domenica sarà un bel confronto. Così come poi vedremo se il Carpi era una squadra scarsa o siamo stati bravi noi. Però oggi non lo possiamo dire, non lo possiamo sapere, possiamo solo gioire di una bellissima partita fatta da noi. Perfetto. Né più né meno. Così come io di Grassadonia, a Foggia c'è pure questa mania, l'abbiamo fatto con Padalino, ma questa è una fatta esperienza. L'abbiamo fatto con De Zerbi, ma questo viene dal Boario. L'abbiamo fatto con Stroppa e lo stiamo facendo con Grassadonia. Beh, io ricordo le partite di Grassadonia, ricordo la prima partita, Foggia Paganese, a squadra allestita una settimana prima, i giocatori si chiamavano per numero di maglia e, se non ricordo male, abbiamo preso una gran bella. Hanno una gran bella batosta, e quella era la Ferrari. Poi l'ultima cosa, e questa è una cosa che ci tengo, io sono uno di quei tifosi che quando leggo, vedo un giocatore, un allenatore che ha fatto fortuna, quando sento il nome di Insigne, di Saudi, io ho un orgoglio e lo dico, quello è passato da Foggia. E questo vale per tutti gli allenatori, per tutti. Ora, questa discussione sono persone che sono passate da Foggia,
hanno lasciato la loro impronta, sia De Zerbi, sia Padalino, sia Stroppa, hanno lasciato la loro impronta. E noi dobbiamo essere orgogliosi di averli avuti a Foggia. E io gli auguro a tutti questi qua, così come auguro a tutti i giocatori che sono passati da Foggia, di avere una splendida carriera. Punto. Vi saluto, auguro la buonanotte a tutti. Beh, allora. Allora, beh, è stata una puntata faticosa, faticosa perché vi dico... fino a ieri io non ero convinto di riuscire a fare la trasmissione perché mi ero attrezzato per un nuovo computer con una situazione diversa e purtroppo a volte succede che chi lascia la via vecchia per la nuova ha poi delle difficoltà. Le difficoltà le abbiamo superate, siamo ritornati a vecchio con le vecchie attrezzature, con il vecchio sistema, però ho cercato di introdurre qualche elemento nuovo. Io innanzitutto ringrazio tutti quanti voi che avete seguito la trasmissione, tutti quelli che la seguiranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché la metteremo a disposizione. E è stato un piacere. Io se smetto di pasticciare forse riesco anche a salutare tutti quanti, visto che l'ora è tarda. Volevo però selezionarvi un pochettino quelli rimasti. Abbiamo Roberto. Bene, abbiamo buonanotte a tutti. Buonanotte a Roberto da Figline Valdarno. Ciao. Grazie. Roberto, anche a voi. E c'è Michele da Garbagnate Milanese. Ciao Michele. Ciao Michele. C'è ovviamente il nostro saggio che alla fine ci saluta tutti, che è Nicola da Polignano a Mare, e poi la voce che sentirete fra poco è quella di Gabriele, che saluto. Ciao a tutti. Ciao Gabriele, in silenzio perché a casa sua si dorme, pure qua, però io sto un pochettino più defilato. Grazie a tutti, la partita dei mitici vi dà appuntamento lunedì prossimo alle 22.30 su Facebook e sul www.miticochannel.com. Ciao a tutti, buona settimana! Della vita tutti quanti dentro me, il ruggito dello Zaccaria che squassa già le vene. Il dolore ormai è storia, frate, non ci penso più. Dall'anima con rabbia Dio per sempre addio sport. È il tempo del riscatto per la mia terra, per i miei fratelli, sempre col sorriso nonostante campi maledetti. Agli agguati nelle piazze che qualcuno già dimentica, la gente come noi non molla mai, quindi evita. La gente trema perché siamo dappertutto, dall'America all'Olanda, da Bari alla Liguria, dalla Toscana al Veneto, da Roma alla Germania. Mitico Channel poi ci fa sentire tutti quanti a casa, perché siamo tornati e non ci fermeremo. Il sangue rosso nero e vi travolgeremo. Bandiera al vento non abbiamo tolte, sai, Foggia siamo noi, non dimenticarlo mai.